Esordisce in politica puntando direttamente alla presidenza della regione. Marco Toscano, candidato di sui generis, è un 31enne di Pisticci che di mestiere fa il professore. L'intervista di Pisticci.com. Perché la gente dovrebbe votarti? Perché siamo una lista di giovani, l'età media è di 25 anni, io ne ho 31 e ci siamo presentati perché c'è la necessità di presentarsi. Sui Generis manifesta un disagio verso la realtà che ci circonda ed è una reazione chimica al bipolarismo, cioè al sistema dei partiti. Tu sei il candidato alla presidenza che esprime la comunità di Pisticci. Quali sono però le tre cose più importanti secondo te su cui vorresti lavorare qualora fossi eletto per la Basilicata e anche per il territorio di Pisticci? Allora, noi non inventiamo niente di nuovo. Noi proponiamo due valori, l'onestà innanzitutto e la competenza. La scienza e la conoscenza ci danno i mezzi per mettere in atto una politica concreta, efficace, quello che il sistema dei partiti, quello clientelare, non ha realizzato in questi anni. Quindi noi non inventiamo, siamo solo disponibili a mettere in pratica tutto ciò che la tecnologia oggi ci dice. Quindi ci puoi dire tre cose, tre priorità per te, qualora fossi eletto? Allora, le priorità sono trasversali, nel senso che noi intendiamo creare occupazione, è quello che manca. Tanti giovani ogni anno partono, come me io stesso, sto a Ferrara e insegno, e quindi vorremmo creare lavoro sul turismo, sulle energie rinnovabili, sull'agricoltura. Come? Allora, faccio degli esempi. In agricoltura noi puntiamo sul biologico, ad esempio mancano centri di stoccaggio del biologico. Abbiamo gli incentivi dall'Europa sul grano, ma mancano centri di stoccaggio del biologico, nel senso che il grano realizzato da tutti gli agricoltori viene mischiato alla fine nel processo, sia quello biologico che quello non biologico. Quindi alla fine non si realizza un prodotto biologico competitivo. Puntiamo sulla filiera corta, noi abbiamo le clementine, ad esempio, in Metapontino. Sappiamo che il valore della clementina è esiguo, mentre trasformando il prodotto in loco, come fanno altri paesi, infatti noi lo esportiamo e poi ritorna sotto forma di succo di frutta che costa molto di più. Questo è un esempio. Puntiamo sulla semplificazione dei sistemi amministrativi. L'ARBEA è un meccanismo che rallenta e gli agricoltori anticipano dei soldi e poi li ritornano a loro solo dopo diversi mesi e quindi questo crea un disagio economico. Sul turismo, la Basilicata non può farcela da sola. Il brand, cioè il marchio d'aria, deve essere aggregato alla Campania, alla Puglia. Faccio un esempio: in Spagna abbiamo dei pacchetti turistici che prevedono Canarie, Andalusia, Catalogna. Qui si deve fare Matera al centro della Basilicata, poi Metapontino, Salento, Pestum, quindi creare un pacchetto competitivo non solo alla BIT, alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ma in tutti i mercati internazionali. Sulle energie rinnovabili, noi qual è il futuro? Il petrolio si sta esaurendo, mancano 25 anni più o meno. E quindi noi puntiamo sulle energie rinnovabili, sull'acqua, sole, vento. E a Ferrandina abbiamo un'azienda che produce pannelli fotovoltaici che vengono esportati poi in Germania e in Inghilterra. C'è un piano casa nazionale che prevede l'allargamento del 20% dell'involucro abitativo e quindi è possibile certificare formando certificatori e consulenti energetici, quindi puntiamo al risparmio energetico e alla creazione sia per i privati che per le imprese, di società finalizzate alla realizzazione di energia alternativa. Sui generis nasce nell'università ed è una politica nell'università, ma che cos'è e perché il passaggio dagli Atenei ai palazzi? Allora, Sui Generis è un nome ed un'icona allo stesso tempo, significa a modo proprio, una locuzione latina che significa a modo proprio, e sta a indicare proprio una via di mezzo equidistante tra la destra e la sinistra. È un laboratorio informativo contro l'indifferenza. Io stesso sono stato consigliere d'amministrazione dell'Università degli Studi di Salerno, che è la più grossa azienda in realtà del Salernitano, l'ho fatto quando avevo 22 anni, adesso ne ho 31 e quindi quell'esperienza maturata in quegli anni, sia da me sia da tutto il movimento che è nato nell'Università di Salerno da due soci lucani, ma era composto da ragazzi provenienti dalla Campania, dalla Calabria, dalla Puglia, e quindi è nato un network che è diffuso poi in Campania, Basilicata e Calabria e parte della Puglia. Questo network ha già affermato le sue idee e le sue azioni politiche negli Atenei meridionali e adesso è nata la necessità di
partecipare alla gestione del governo pubblico, perché insomma il sistema partitico è fatto da gente, costituito da gente che secondo noi è egoista e quindi non riesce a creare una politica concreta che crea occupazione e che ridia ricchezza a questa Basilicata, perché l'Istat lo dice, il 27% dei lucani è povero. Giovane e quasi senza esperienza, dicono che per voi ci sarà un voto probabilmente di protesta, c'è chi dice invece che non supererete neanche lo sbarramento, cosa rispondi? Allora, noi non abbiamo esperienza sicuramente, perché l'esperienza che hanno la vecchia classe politica è quella appunto di clientelismo, di non mandare avanti le persone che meritano, quindi noi quell'esperienza per fortuna non l'abbiamo e non la vogliamo neanche avere. Siamo armati di competenza, forse umilmente, cioè nel senso che non siamo tuttologi, però siamo disposti onestamente a mettere le persone giuste al posto giusto. Non lo dicevo io, lo diceva Ford negli anni 20. Hai deciso di candidarti direttamente alla presidenza della regione, è una scommessa comunque che comporta molto coraggio, come mai questa scelta? Sui Gens propone un paradigma politico nuovo, io non ho scelto, mi hanno eletto, io ho dato solo la disponibilità alla candidatura in generale, poi i candidati hanno scelto me e io sono stato orgoglioso di questo e quindi ho accettato la sfida, ma il discorso non è la sfida in quanto tale, come cioè la gente mi chiede ad esempio, ma ce la farete con i voti? Il problema non sono i voti, il problema sono i contenuti, sono i programmi. Noi ci siamo presentati perché vogliamo essere un esempio per tutti i giovani, ma non solo per i giovani, per tutte le generazioni adulte. Io dico alla gente, se voi siete contenti della politica realizzata fino adesso, continuate a votare per la gente che avete votato fino adesso. Noi però stavolta non avete l'alibi per dire sono sempre le stesse persone. Abbiamo trovato il coraggio forse o l'umiltà di candidarci, quindi mettetevi una mano sulla coscienza, il 28 e 29 votate sui Generis.